Care amiche e cari amici, benvenuti a questa seconda puntata di ripresa di Sparati, Alfredo. Allora, vi dico subito una cosa. Vedete questo numero impresso 375-551-7625. Telefonateci in diretta. Questa è una novità per la trasmissione, una novità del nostro regista Sergio Sapino, sempre in forma, e ci terremo molto a ricevere da voi domande, critiche, osservazioni, insomma tutto quello che desiderate. Io ho in mano un libro, passo immediatamente a presentarvi l'ospite di questa giornata, di questa puntata, che è Giancarlo Guerreri, scrittore, poeta. Ciao Giancarlo. Ciao Anna, buongiorno a tutti. Allora, io ho in mano questo che non è ancora un libro, questo è ciò che succede prima del libro. È una bozza. Tu scrivi, una volta si diceva il manoscritto, ora di scritto a mano c'è ben poco. E quindi tu scrivi cose molto particolari per chi non ti conoscesse ancora. Ovviamente tratti delle materie strane, anche esoteriche. Bizzarre. Anche bizzarre. Sembra un strane, termine. Esoteriche e bizzarre. Per esempio, questo si intitola La commedia segreta. La commedia a me ricorda un'altra commedia che tutti conosciamo. E in particolare tu scrivi anche in versi. Quindi i tuoi romanzi contengono sempre molte pagine, peraltro, di versi. Ci puoi dire perché? E così svisceriamo questo tuo modo di fare. Sì, ti ringrazio, ma prima di tutto buongiorno a tutti e grazie per essere qui presenti ad ascoltare queste autentiche bizzarrie. Ma allora, la domanda è una domanda ovviamente lecita e pertinente, perché inserire delle poesie all'interno di un testo di prosa? In genere sono romanzi di carattere simbolico, esoterico. Beh, il significato, il motivo c'è. Il motivo è quello di creare una spaccatura tra la dimensione, diciamo, contingente, la dimensione normale del racconto, e una dimensione altra, no? Che possiamo chiamare trascendente, possiamo mancare chiamare esoterica, possiamo chiamare una dimensione più sottile, un piano diverso. Quindi quello che noi riceviamo attraverso questi versi, che sono poi delle autentiche poesie in decasillabi, quindi una rima incatenata, ci sono anche delle altre forme, ma la maggior parte delle volte viene ripreso questo canone. E questo significa poter comunicare con un piano differente. Quindi tramite i versi si darà un senso ad alcuni aspetti dei vari racconti, perché vengono ricevute delle informazioni che servono comunque a completare un po' il discorso e la comprensione della trama. In questo caso qui particolare, i versi hanno invece un altro significato, perché vengono ritrovati cinque canti di una Divina Commedia altra, quindi una cosa completamente diversa, e questi cinque canti riportano una commedia, diciamo, gnostica, una commedia eretica, qualcosa che semmai fosse caduta nelle mani della cosiddetta Santa Inquisizione avrebbe provocato al povero Dante un paio di guai. Quindi lì si scherzava poco, i fornelli erano sempre accesi e quindi c'era il grosso rischio di poter finire molto molto male. Ecco, ci hai già dato tante di quelle informazioni, hai aperto a una chiacchierata, chiamiamola così, in maniera bizzarra, come dici tu, che potrebbe durare veramente molto. Io ricordo di aver intervistato un tempo fa Yuni Staufik, che credo conoscano in molti, poeta e scrittore, nonché direttore del centro Dara al-Hikma a Torino, che è il centro italo-arabo. E lui scrive libri di poesia oppure romanzi che contengono poesie. Infatti, quando gli ho chiesto la motivazione, mi ha detto: da noi si fa così perché per noi la poesia è sacra, quindi viene innanzitutto la poesia, poi viene la prosa, e quindi è impossibile non, all'interno di un romanzo, non usare questo linguaggio scritto, che è molto molto importante. Vedo che comunque anche per te è così, perché questi cinque canti ritrovati poi...
Sono un segreto? Stati ritrovati da chi? Da te? Ma sono stati ritrovati dai due protagonisti del racconto in luoghi frequentati realmente da Dante. C'è stata anche una ricerca storica dei vari personaggi del Trecento che hanno in qualche maniera partecipato all'occultamento di questi versi, perché era pericoloso anche nasconderli. Sono stati nascosti all'interno di monumenti, di strutture, biblioteche presenti, diciamo, frequentate da Dante durante il suo periodo della vita. E la cosa curiosa è che abbiamo poi proposto un acronimo che è Aurum Vera Lux, che racchiude le iniziali di molte delle città che sono state frequentate e saranno poi proprio l'oggetto delle varie scoperte. Ci sono 740 versi comunque, quindi un corpo Non poco, piuttosto robusto, certo. sì, metterò. Vuoi che leggiamo qualche Ma verso? volentieri, A me fa volentieri. molto piacere, così innanzitutto conosco questo bellissimo scritto prima ancora che venga pubblicato. E poi magari ce lo spieghi, eh. Ci provo. Ci provi. Discesi lungo il piede della Roncalla, oghiando nella terra rifranata, fin tanto che toccai la Petra Valla, che base vi formò alla clivata. Lo duca mio mostrommi cosa scura, un serpe dalla forma ben rotata, nascosto tra le rovi di radura, che occhio mio mirollo con fatica. Il cor si sgomentò dalla paura, guardando quella forma che s'arriga, strisciando verso noi con far sospetto. Lo duca mi scansò con forte priga, che senso avea di risvegliar di getto, facendomi cader da quella china opposta allo passar di quel retto. Battei la nuca, si ferì la grina, che fiotto mi scaldò l'ossù torsello al pari d'una languida faina ch'attacca nella notte ignaro uccello, quel serpe che mi vide lungo orto di scatto si gettò sul corpo fello. Non vado oltre perché è bellissima, ma ci sono ancora molti versi. Non è semplice, allora, è un linguaggio. Sì, un linguaggio che abbiamo cercato di riproporre, un linguaggio che potesse essere in armonia con il periodo. Chiaramente alcuni termini sono stati ritrovati in ambiti arcaici, quindi all'interno di vocabolari presenti che potevano riprendere questi discorsi, diciamo, un po' anticheggianti. Altri invece sono nati come delle distorsioni inventati all'occasione, quindi non c'è una regola fissa, ma d'altronde anche Dante, prendo sempre le distanze da quello che dico perché non c'è niente di più imbarazzante che trovarmi in questa posizione perché diciamo, quello è pazzo, ha scritto una cosa e l'ha fatta firmare da Dante. Vabbè, ricordiamoci che non è un trattato storico, è un racconto che ha qualche pretesa per coloro che hanno delle curiosità su questi argomenti, però ben lungi da proporre una cosa di Dante. Cioè, Dante si presume che abbia potuto scrivere, visto che faceva parte di un gruppo eretico, era quello dei fedeli d'amore, Certo. sicuramente avesse potuto, ecco, mettiamo così, avesse potuto, avrebbe scritto delle cose un po' diverse. E questo è un esperimento letterario che può essere anche curioso, interessante sotto certi Io aspetti. posso rivelare che ti ho sentito parlare in maniera molto sciolta in endecasillabi, cioè tu lo fai come mangiare il pane per te, parlare in endecasillabi. Come mai? Come ti succede È un questo tipo di fatto? patologia molto grave Penso di che sì. fortunatamente tocca a poche persone, io sono una di queste. È una cosa che ti porti dentro per tutta la vita e dalla quale sicuramente non si potrà mai guarire. Quindi rassegniamoci a questo fatto e mi dispiace per coloro che mi frequentano perché sapranno molto bene che frequentano uno completamente pazzo. Ma è anche una cosa divertente perché a volte sogno in endecasillabi, faccio di queste cose un po' strane. E qui ho anche fatto una cosa particolare, in uno, non contento, in uno di questi Canti, frammenti frammenti. ritrovati, chiamiamolo così, ho inserito all'interno, rispettando chiaramente il sistema della metrica, ho inserito anche dei versi veri di Dante. E quindi c'è questa commistione che amplifica il peccato mortale che sta dietro a questo lavoro. E di cui sei E di questo artefice. sono orgoglioso artefice. Orgoglioso di esserlo. Grazie.
Però questa è una trappola, voglio dire, sì, probabilmente gli studiosi di Dante, ce ne sono diversi, bravi, riconosceranno gli uni e gli altri, ma pensa quanti invece non riconosceranno, non distingueranno gli uni dagli altri, e a te verrà da ridere. A me verrà da ridere Ah, perché ecco. non c'è nulla di più divertente che prendersi un po' in giro e quindi pensare che questa cosa qui possa ingannare qualcheduno può essere sicuramente una fonte di grande soddisfazione. Però a parte gli scherzi, dietro a tutto questo lavoro c'è anche uno studio piuttosto approfondito di date, di personaggi che devono in qualche maniera essere gli artefici di una trama credibile, perché quando si scrive un romanzo, la prima cosa che si deve temere è che qualcuno esperto vada su, non dico su Wikipedia, perché qui lì ci possono andare tutti, ma ci sia qualcheduno che dica: guarda, che in quel momento lì Tizio non era lì, ma era da un'altra parte, allora ci si rimane male. Quindi ho anche scritto delle lettere firmate da dei protagonisti del 300, quindi cercando un po' di modificare il linguaggio, cosa che non è stata sicuramente facile, Non però. semplice, no. Tu hai scritto e pubblicato altri romanzi. Io ne ho qua uno che, eccolo qua, Il segreto di Wilma Fox. Di nuovo un romanzo di stampo esoterico che brevemente, no, senza raccontarci la trama, che cos'è il Ma concetto allora fondamentale io di allora, questo devo fare libro? un piccolo preambolo. Questo è il secondo di una trilogia. Il primo era L'ombra della luna, che poi è diventato un altro testo. Il segreto di Wilma Fox e Il cristallo dei mille volti, che sono tre libri che parlano, diciamo, di argomenti legati soprattutto alla ricerca delle vite passate. Sono ambientati in una zona che apparentemente sembra improbabile, che è quella della Liguria, quindi siamo tra la Liguria e il Piemonte, in una vallata del Finalese, che è un posto meraviglioso e si chiama Valle Ponci, conosciuto soltanto dagli stranieri, in particolare dai tedeschi, e non conosciuto soprattutto dai Liguri, quindi è uno dei posti più belli che abbiamo in Italia, con cinque ponti romani, nessuno lo conosce. Tu però vivi anche in Liguria, Io quindi sono tu residente in conosci Liguria, molto sì, conosco bene bene, questi vivo a luoghi. Bergeggi, che è una bellissima località del Ponente di fronte all'isola, che è diventata anche parco naturale grazie al sindaco e grazie anche alle maestranze che hanno voluto fortemente questo. Quindi abbiamo un autentico gioiello. Ed è anche una zona che è stata frequentata niente meno che da Giordano Bruno, perché Giordano Bruno è stato a Noli. E poi citato anche da Dante nella Divina Commedia, quando gli dice: Vassi in San Leo e discendesi in Noli coi soli pie, ma qui convien con voli. Quando si trova davanti alla montagna del Purgatorio, Dante diceva: si può scalare la rocca di San Leo, che è ripidissima, oppure si può scendere verso Noli, partendo da un paese che è adesso identificato con Vozze, quindi diciamo Alta. nella parte più alta, ed era un sentiero improponibile, che adesso è diventata una strada, ma qui conviene con voli, cioè per poter arrivare sulla cima della montagna del Purgatorio, dove c'è il paradiso terrestre, sarebbero necessarie le ali. Ecco, questo. Hai voglia, per favore, che ci tengo, di leggere questi pochi versi che riguardano proprio Giordano Bruno? Sì, e questo fa parte di un altro frammento dove c'è un escamotage, no? Perché chiaramente Giordano Bruno è vissuto circa 300 anni dopo quella di Dante, però Dante sappiamo che aveva avuto questa intuizione di creare all'interno anche della Divina Commedia, no, diciamo, degli scompensi spazio-temporali. Qui ce n'è uno in particolare, perché non potrebbe sicuramente aver conosciuto Giordano Bruno, però fa una proiezione nel futuro e dice: ma ben di più io vidi nel futuro i volti che già poi saranno persone. Verrassi frate dal cipiglio duro, un uomo dallo spirito superiore che mostrerà di essere il più puro. Oltre del saio si vestirà d'onore. La chiesa lo durrà sovra la pira, intesa di infiammar lo suo furore. Ma quegli poi vivrà portando ira. Al tempo tornerà in fredda Albione, minando della fede ogni spira,
al fine poi sarà una religione che l'intelletto vuole per padrona, e molti le daranno poi menzione. Grazie, grazie, sei bravissimo. Adesso io ti fermerei un attimo e torniamo poi dopo la pubblicità. Grazie, Sergio. Eccoci nuovamente con Giancarlo Guerreri, scrittore, poeta, però tu prima facevi anche un altro lavoro, si può dire biologo, cioè hai fatto un lavoro importante, no, mica scrittore, poeta. Non è così grave, si può dire. Sì, si può dire, si può dire. E poi hai scoperto che forse non era il tuo desiderio. Quindi... Ma ho fatto un altro lavoro, è stato anche un lavoro molto divertente, ho lavorato per case farmaceutiche, presentando farmaci medicinali e veleni, soprattutto veleni, ecco. Come i biologi generalmente lavorano negli ospedali e nei laboratori, quelli più fortunati, oppure altri se hanno una propensione alla vendita, alla presentazione. C'era almeno fino a qualche tempo fa un largo spazio all'interno delle case farmaceutiche. Per fortuna hai avuto anche spazio per leggere, informarti, scrivere, sì, e questo è molto positivo. Hai un altro libro però lì vicino a te che si intitola? Questo è Il profumo di Keter, ed è stato il secondo libro che ho scritto. Parla di un argomento che a me è sempre interessato perché mi è molto vicino, ed è quello della regressione in ipnosi, quindi questa ricerca delle vite passate. E questo è un libro che racconta un po' nei dettagli quello che possono essere state. E anche qui all'interno di questo libro ci sono dei versi, tanto per non farci mancare nulla. Qui ho scritto tre canti che sono esattamente uguali al primo canto dell'inferno, al primo canto del purgatorio e all'ultimo canto del paradiso. Adesso senza voler rileggere tutti e tre, perché altrimenti potrei finire molto male, vi leggo soltanto qualche piccolo frammento. Senza l'accento piemontese. Senza l'accento piemontese. Fantastico. E questo sarà difficilissimo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai nel buio di spelonca a vagheggiare che quella forse ita, o almeno parve a me di netto tronca. Compresi che la notte della morte che reso avea la mia persona monca, aperto ebbe poi pesanti porte che presto si dischiuser per magia. Nel buio io sentii che braccio forte mi indusse a seguir novella via, facendomi vedere che nella notte
acceso venne il lume di Sofia. Questo è l'inizio e partiamo con Nel mezzo del cammino di nostra vita. Chiaramente gli ultimissimi versi, quelli che riguardano il paradiso, si declinano in questo modo. E possa ora l'angelo sovrano mostrare del divino vera nota, udita senza udir, né forte, piano, che solo lo vibrar fa terra immota. Potei capir che tutte l'alme quelle son mosse da una forza tutti ignota, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. E chiudiamo insieme al sommo poeta, giusto? Gli si doveva questo. Come minimo. Ma sei stato anche intervistato in un film di Luis Nero, che è Il mistero di Dante, di 2 o 3 anni fa circa, se non sbaglio. 3 anni fa, sì. E quindi raccontavi che cosa? Raccontavo questa lettura differente su più piani, perché esistono proprio i 3 piani, quelli che si imparano a scuola. Sono un piano simbolico, un piano morale, un piano allegorico, e questi vanno benissimo. Però poi esiste anche un piano anagogico o esoterico, che è quello che interessa di più al sottoscritto e anche altre persone. E questa è una ricerca della simbologia. Di questo ne parlo in diversi libri, ne parlerò sicuramente nell'ultimo, dove c'è l'incontro di Dante con Lucifero, no? Nell'ultimo canto dell'inferno, e tutto ciò che avviene dal ribaltamento all'incontro con il grande gelo, il grande freddo, perché Lucifero presenta 3 teste di colori diversi. Lì c'è tutta una simbologia alchemica straordinaria, non c'è nulla di casuale. Dante ha scritto questi versi con l'intenzione di esprimere dei concetti di tipo ermetico, esoterico, simbolico. Questo non ci piove. È indubbio, certo. E quindi tu sei anche promotore culturale, perché promuovi dei convegni, degli incontri culturali al Circolo Carignano, Di Torino, che ha la sede sopra Piazza Castello. Bellissima sede. In Piazza Castello, dove promuoviamo sicuramente degli eventi culturali legati anche alla diffusione di questi argomenti, sì. Presentazioni di libri, di convegni, eccetera, eccetera. Siamo anche stati ospiti, non ricordo in che anno, perché gli anni per noi ormai volano, con dei tratti dallo spettacolo di Elizabeth Jundy, certo. Scritto da Maurizio Barracano e certo. Con una mia collaborazione. Che saluto Maurizio, salutiamo che Maurizio ci sta Barracano. E quindi avete attività abbastanza, insomma, ne avete nel corso dell'anno oppure no, abbiamo mensili? Abbiamo delle attività mensili che coinvolgono anche un pubblico, diciamo, di persone invitate, interessate a questi argomenti. Quindi qualcuno può avvicinarsi, frequentando magari le vostre serate, qualcuno può avvicinarsi agli argomenti. Sicuramente sì. Perché ci sono persone, ci rendiamo conto, no? Noi siamo abituati a leggere questi libri, adesso qui ho anche dei libri che parlano appunto della simbologia in Dante, certo. E tutto il resto. Siamo abituati a parlare di questi argomenti, ma tantissime persone credono probabilmente che si tratti solo di millantatori, di gente che si inventa delle cose, no? Tu hai detto bizzarrie, giustamente. Beh, però guarda, la bizzarria può essere vera, falsa, può essere una ricerca profonda o può essere un velo superficiale. C'è bizzarria e bizzarria. Esatto. Allora, queste sono bizzarrie che hanno qualche pretesa di serietà, cioè sicuramente dietro, non dico le cose che scrivo io, diciamo che dietro alle cose che presentiamo c'è sicuramente un grande lavoro di preparazione. E chi crede realmente in questa cosa ha una visione del mondo particolare, forse un pochino più allargata, non necessariamente più giusta, però un tantino diversa, perché il modo che noi abbiamo di concepire la vita è differente, no? Ogni persona ha la propria visione del mondo. E chi si interessa di queste cose allarga un pochettino i propri orizzonti, accettando anche di ascoltare delle ipotesi che siano completamente diverse da quelle che lui è abituato e ha introiettato.
Quindi la proposta è quella di far conoscere alle persone, tramite i libri, tramite i film, tramite gli incontri, dei mondi altri, dei mondi diversi da quelli che fanno parte del nostro quotidiano, no? Del lavoro, della famiglia, della bottega, che vanno benissimo, cioè sono mondi veri. Però la convinzione... Sono veri anche gli altri, cioè è questo il discorso, quindi c'è un allargamento dell'orizzonte. Certo, probabilmente come io spesso ripeto agli allievi attori, cominciare a pensare che si debba essere se stessi, ma anche al di fuori di se stessi. Il momento in cui riesce ad essere attore e regista, che forse è chiaro descritto in questo modo, ecco che l'orizzonte si allarga, si comincia perlomeno. Poi senza avere mai la pretesa, cosa importantissima, di voler convincere nessuno. Perché noi non abbiamo la scienza infusa. Noi possiamo essere portatori di esperienze, ma non abbiamo il diritto di esporle, abbiamo il diritto di raccontarle, ma non abbiamo il diritto di voler convincere nessuno, perché questo sarebbe assolutamente inutile. Perché chi si sente addirittura forzato, no, in questa, pone delle resistenze per cui si chiude, e invece magari altri discorsi andrebbero approfonditi, perché possono portare a dei cambiamenti importanti, interiori, certo, che riguardano interiori. Però ovviamente anche chi ci sta intorno, assolutamente, perché questo tipo di è contagioso, quindi è una conoscenza contagiosa, perché poi se si scopre qualche cosa che ci sembra vero, allora poi abbiamo il piacere di condividerlo almeno con le persone che ci stanno vicino. Certo. Questo è un diritto che abbiamo. Giancarlo, dunque, cosa c'è? Un messaggio? Lo leggi tu, Giancarlo? Lo voglio come professore di italiano nella prossima vita. Allora, io a scuola, nel liceo, sono stato rimandato più volte di italiano. No! Quindi, sì, e me ne vanto, perché io credo che non sia tanto importante quello che tu hai da insegnare, ma quanto il rapporto empatico che riesci a instaurare con gli allievi, con le persone con le quali ti relazioni, che altrimenti diventa... Se poi si dicono anche delle cose utili è meglio ancora. Grande la vasta cultura, quindi un grato con una cosa comunicativa, ma io sono commosso, ma grazie, sono amici, non li abbiamo pagati. No. Va bene. Grazie, scriveteci, grazie. Perché veramente ci fa piacere, la molto trasmissione piacere. Va avanti, grazie a voi che l'ego, ci... L'ego sta lievitando. Ci guardate, quindi... No, non dire così, ah, non è così. Vabbè. E siccome stiamo per lasciarci, Giancarlo, e poi tornerai a trovarci, ecco, cosa ti senti di dire diciamo pure ai giovani? Perché ce lo possiamo permettere. Beh, ora, no? Sì. Che cosa ti senti di dire? Hai già detto molto con queste ultime affermazioni, ma uno stimolo, ecco, in particolare. Cioè, non un impedimento, non fate questo, bensì fate questo. Allora, uno stimolo che mi viene dal cuore è questo. Non dite mai di vita ce n'è una sola, perché non è vero. E allora, qui siamo allo scoperto oramai, tutti i tuoi romanzi, tutti i tuoi scritti sono ovviamente esperienza tua diretta, oltre che quella esperienza trentennale. Bene, e allora con questo io ringrazio non solo Giancarlo Guerreri, ma tutti i precedenti di Giancarlo Guerreri, che sono moltissimi. Se ringraziamo anche i futuri, che mi guarda completo. Non ne usciamo più. Grazie a voi, grazie a te Anna per questa squisita intervista. E a tutti coloro che ci hanno, che spero continueranno. Grazie alla redazione ad che ci ha dato questa bella opportunità. E grazie, Sergio, ormai ci siamo ringraziati tutti, possiamo chiudere qui. Alla prossima, ciao.